Ciao ragazzi, ben ritrovati su Informaticaso. In questo nuovo breve video ci occuperemo della gestione dei permessi nei sistemi operativi. Cominciamo! I permessi non fanno altro che decidere il grado di libertà d'azione di cui gode l'utente su file directory del sistema operativo. Partiamo dal presupposto base che un file è indicativamente un'informazione e che tutti i file possono essere raggruppati all'interno di cartelle o directory. Ogni file può inoltre essere letto, scritto ed eseguito da parte del sistema operativo, rappresentando quelli che sono i permessi standard che accomunano un file in generale. Tutti i file appartengono inoltre ad un utente, che sia di sistema o di una persona fisica. Il proprietario del file gode generalmente del massimo grado di libertà su di esso. Nei moderni sistemi operativi, gli utenti possono appartenere a dei gruppi. Tale raggruppamento permette di gestire massivamente l'assegnazione dei permessi a più utenti. Scendiamo ora più nel dettaglio e vediamo come vengono gestiti i permessi sui sistemi operativi Unix. Come anticipato, abbiamo tre gruppi o classi di permessi standard. I permessi del proprietario, che generalmente è anche il creatore del file o della directory. I permessi del gruppo di utenti a cui appartiene il proprietario. Ed infine i permessi di cui godono tutti gli altri utenti. Su Unix ci sono due modi di visualizzare questi file nella riga di comando, partendo dalla cosiddetta rappresentazione simbolica, in cui accanto al file viene visualizzata una serie di 10 caratteri, in cui il primo, in questo caso la lettera D, ci indica che si tratta di una directory o cartella. Vi sono poi tre lettere che indicano i permessi di cui gode il proprietario della directory. Nello specifico R sta per read, ovvero lettura, W sta per write, cioè scrittura, ed X per execute, ovvero esecuzione. Le successive tre posizioni rappresentano i permessi del gruppo a cui appartiene il proprietario, che in questo caso sono soltanto di lettura ed esecuzione. Infine, gli ultimi tre caratteri sono i permessi di cui godono tutti gli altri utenti, anche qui soltanto lettura ed esecuzione. La seconda modalità di rappresentazione dei permessi è quella ottale, numerica per intenderci. Ogni singolo permesso è infatti rappresentato da un numero, partendo da 0, che indica che nessun permesso è consentito. L'esecuzione vale 1, la scrittura 2 e la lettura 4. Nel file di esempio, il primo numero, ovvero il 6, indica i permessi assegnati al proprietario, che è composto dalla somma del permesso di scrittura, che vale 2, e quella di lettura, che vale 4. La seconda cifra indica i permessi assegnati al gruppo, in questo caso soltanto lettura, e dunque 4. Ed infine lo 0 rappresenta i permessi assegnati a tutti gli altri utenti, ovvero nessuno. Vediamo infine la gestione dei permessi sui sistemi operativi Windows. Trattandosi di un'interfaccia di tipo GUI, Graphical User Interface, i permessi sono accessibili tramite il tasto destro del mouse sul file interessato e cliccando sulla voce Proprietà. Nella finestra seguente, il tab Sicurezza è quello in cui verranno visualizzati i permessi per utente e gruppi. Come vedete, Windows mette insieme i permessi lettura ed esecuzione ed aggiunge inoltre il permesso di modifica. Il massimo grado di libertà è ottenibile spuntando la voce Controllo completo. Infine, per modificare i permessi, basta fare clic sul tasto Modifica. Un'altra differenza rispetto a Unix è che in Windows non c'è la classe di permessi dedicata a tutti gli altri utenti. Bene ragazzi, come al solito grazie per aver visto il video. Per domande, commenti o d'altro scrivete pure in basso. Noi ci vediamo alla prossima su Informaticaso.